Università Popolare di Roma, un osservatorio privilegiato per misurare l'entusiasmo che i corsi di lingua e cultura araba stanno suscitando in Italia. Avevamo 5 anni fa un corso di arabo, attualmente ne abbiamo una quindicina, più i corsi poi di attività culturale araba. Dall'11 settembre 2001, data del tragico attacco alle Torri Gemelle, è stato dunque un vero e proprio boom. Le iscrizioni sono aumentate di 10 volte, eppure ci si attendeva l'esatto contrario. Fortunatamente si sta verificando che il popolo italiano, quando si verificano fatti del genere, non accetta semplicemente lo spot oppure la propaganda, vuole approfondire. Il fenomeno si conferma un po' in tutte le università italiane, dall'Orientale di Napoli al Pontificio Istituto per la Cultura Araba. I corsisti sono di tutte le età, professionisti, studenti, imprenditori. È un modo per conoscere direttamente meglio una realtà che se no si conosce solo così per sentito dire o per stereotipi. Io sono artista e pittrice e mi piace molto la grafia e l'effetto fisico che provo scrivendo in un'altra lingua. Una lingua difficile, l'arabo, che richiede grande volontà. Non sembra essere una semplice moda questa, c'è voglia di capire. C'è un interesse di conoscere la religione musulmana, le tradizioni musulmane, questa lingua araba, questo conflitto, la verità qualunque sia. Cercare una relazione tra gli arabi e le altre. E come qui a Roma, una città molto etnica, allora c'è bisogno di... Per forza ci serve l'arabo. Gli arabi, gli islamici, qui non fanno paura. Per il momento di confusione come questo è bene conoscere comunque per poter valutare con i propri occhi, insomma. Una cultura, una lingua apparentemente lontane, ma qui tutti i pregiudizi cadono. L'Islam è ormai fra noi, meglio capirlo piuttosto che escluderlo.